Buongiorno a tutti cari amici lettori e ben ritrovati sul canale e come potete immaginare oggi book haul. Dunque, io sto accumulando un po' di libri in questo periodo perché giustamente sto scrivendo la tesi, oddio, non ho ancora cominciato a scrivere la tesi, sto iniziando a lavorare, che è quella che si spera diventerà la mia tesi, e ciò significa che sto leggendo tantissima, tantissima non fiction, saggistica, quindi non mi sto dedicando a letture di piacere. E proprio per questo, quando avrò finito con la mia tesi, io leggerò non stop per qualcosa tipo, non lo so, il resto della mia vita forse, non ho idea, ma comunque, come fanno gli orsi che devono andare in letargo? Io sto accumulando tanti libri adesso, in questo periodo di stress e di acquisti compulsivi, in vista del mio letargo, di quando sarò libera e potrò dedicarmi alle mie amate letture. Quindi, tutti questi sono libri che non leggerò nei prossimi, diciamo, 2 mesi, ma nel periodo successivo, per cui adesso ve li mostro. Cominciamo con un libro che in realtà ho già letto perché è stato letto nel periodo antecedente all'inizio del lavoro sulla tesi. Oh signore, ve ne parlerò a breve in modo molto più approfondito, ma si tratta di La scatola di cuoio di Gianni Spinelli. Ho visto questo libro in un book haul di Valeria, il suo canale naturalmente è linkato giù nell'info box, e non so per quale motivo mi ha subito catturato e decisione impulsiva, sono andata in libreria, l'ho comprato e ho scoperto che è ambientato in Basilicata. Casualità? Coincidenza? Io non credo. Mi è piaciuto parecchio, è riuscito a intrattenermi e distrarmi in un periodo in cui stavo dando di matto perché ero sotto pressione per gli ultimi esami che mi mancavano, quindi è riuscito a distrarmi, ha fatto il suo dovere, mi è piaciuto molto, consigliato, ve ne parlerò a breve. Il prossimo libro che vi mostro speravo di riuscire a leggerlo prima della tesi. Wishful thinking, non sarebbe mai successo, insomma, è un bestione di 500 pagine, come avrei mai fatto, ma vabbè. Si tratta di La luna nera, di Tiziana Triana. Questo dovrebbe essere il primo libro di una serie, c'è scritto il libro primo, quindi sicuramente un primo libro di una serie. Non so esattamente quanti libri ci saranno in questa serie, ma comunque, perché volevo leggere questo libro? Perché il 31 gennaio esce su Netflix una serie TV italiana tratta da questo libro e io ho intenzione di guardarmela. E volevo leggere il libro prima di farlo. Non ce l'ho fatta, guarderò lo stesso la serie e poi, nella speranza di laurearmi ad aprile, leggerò questo libro. Quindi mi dispiace, non ce l'ho fatta. Sembra molto molto interessante, adoro la premessa, è ambientato se non sbaglio nel 1600 nel Lazio, quindi in Italia, streghe, setting italiano. Adoro, semplicemente adoro, non vedo l'ora di leggerlo, non vedo l'ora di vedere il telefilm, anche di questo ne riparleremo. Seguono altri due acquisti decisamente impulsivi. Il primo è The Long Way, Il lungo viaggio di Becky Chambers. Questo è il primo libro di una serie di companion novels che ha avuto molto successo all'estero e che io spero tanto possa piacermi. Non ne sono sicura perché si tratta di un sci-fi. Io purtroppo con i sci-fi, soprattutto quelli che sono ambientati nello spazio, abbiamo un rapporto di odietamo, mettiamola così, però sono molto molto curiosa di leggerlo perché dovrebbe esserci un cast di personaggi particolarmente diverse, quindi personaggi non binari, di altri tipi di sessualità. Mi sono lasciata tentare o a breve o forse già uscito con Fanucci, il secondo libro di questa serie tradotto in italiano, e quindi l'ho comprato, anche se ancora una volta si tratta di un librone di 400 pagine passa, no 350, pensavo di più. Non lo leggerò nell'immediato, questa cosa mi ha fermato dal comprarlo? Assolutamente no, perché qui, quindi questa fascetta magari la togliamo perché io detesto le fascette. Olè, penso di averla pure strappata nel mio modo brusco di toglierla. Sì, fantastico. Sono molto curiosa anche perché tutti quanti amano questa serie. È appunto una storia che non è tanto incentrata sulla storia in sé, sull'azione, sul setting spaziale, ma proprio sui personaggi, quindi spero che questo mi farà amare il libro, nonostante non sia esattamente un genere con cui mi trovi particolarmente a mio agio. Ed il secondo acquisto impulsivo è stato Frankenstein di Jeanette Winterson. È stato un acquisto compulsivo perché non avevo idea che fosse stato tradotto in italiano. Sapevo che era uscito, lo avevo già adocchiato, volevo assolutamente leggerlo.
perché innanzitutto si tratta di Janet Winterson. Non ho ancora letto niente di suo, ma ha scritto Non ci sono solo le arance, il libro che voglio davvero davvero leggere, e anche questo ha una premessa interessantissima. Non sono in grado di parlarvi della trama, ma ha a che vedere con Mary Shelley. Quindi abbiamo una storyline nel passato e una storyline nel presente, dove c'è un dottore transgender, un personaggio che è un dottore transgender ed un altro personaggio che ha a che vedere con l'intelligenza artificiale. Insomma, sembra un caos assurdo, ma è proprio per questo che mi interessa e non vedo l'ora di leggerlo. Appunto, non avevo idea che fosse stato tradotto in italiano alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2019, quando l'ho visto ho detto no, tu devi essere mio. E adesso è mio, quindi sarà sicuramente una lettura post aprile, ma non vedo assolutamente l'ora. Segui adesso una sfilza di libri leggermente più brevi, perché io mi illudevo magari di riuscire a leggere qualcosa di un po' più leggero, un po' più breve in questi mesi, ma per come sta andando la vedo molto 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 difficile. Il primo che vi mostro in realtà potrebbe essere letto nei momenti di particolare stanchezza in cui il mio cervello non ce la fa più a processare ed elaborare informazioni, e si tratta di The Piano Lesson di August Wilson. August Wilson ha vinto un Pulitzer e questo è un testo teatrale con una prefazione di Toni Morrison, tra l'altro, per cui dovrebbe essere ambientato nella seconda metà del 1900. Abbiamo questo personaggio, Boy Willie, che vuole vendere questo pianoforte che si trova nella stanza principale della casa familiare per avere i soldi per comprare una terra in Mississippi che la sua famiglia aveva coltivato come schiavi. La sorella invece non vuole vendere questo pianoforte perché fonte di tanti ricordi legati appunto alla loro famiglia. Immagino che sarà soprattutto una conversazione fra questi due fratelli. Sono molto molto curiosa di leggerlo e chissà, magari ce la farò. Tutto è possibile. Sei come sei di Melania Mazzucco. Questo libro, edito da Einaudi, parla di una ragazzina di 11 anni che dopo un litigio con i compagni di classe decide di prendere un treno per Roma per ritornare dal padre. Il padre, dopo la morte del compagno, quindi tematiche LGBT presenti in questo libro, motivo per cui l'aveva incuriosito ancora di più, il padre dopo la morte del compagno l'aveva affidata a questo zio, se non sbaglio, che vive a Milano, e la bambina invece vuole ritornare dal papà. È un libro non particolarmente lungo, perché se non sbaglio sono poco più di 200 pagine, 230 giù di lì, però sembra contenga tantissimo tematiche LGBT, lutto, adozione, amore della figlia per il padre, amore del padre per la figlia, questo rapporto, questa dinamica familiare molto particolare, molto interessante, quindi c'è tanto nel pentolone, però potrebbe essere un romanzo ben riuscito, quindi sono molto molto curiosa di leggerlo. Altro libro che ha catturato la mia attenzione per il titolo e poi sono andata a leggere la trama e ancora una volta il mio interesse è stato confermato, Breve storia amorosa dei vasi comunicanti di Davide Mosca. Questo libro è naturalmente una storia d'amore fra due personaggi, un ragazzo obeso ed una ragazza anoressica, e questa storia d'amore in qualche modo dovrebbe portarli ad accettarsi, ma anche a probabilmente adottare uno stile di vita più sano da un punto di vista non necessariamente fisico, ma più che altro psicologico. Potrebbe essere o una cosa davvero ben fatta, temi difficili affrontati in modo interessante, delicato e rispettoso, o potrebbe rivelarsi una trasciata insensibile di quelle assurde. Confido naturalmente nel primo scenario, ma vedremo, vi saprò dire. Un altro libro pubblicato tra l'altro a gennaio di quest'anno, quindi uscita fresca di stampa, Teresa degli oracoli di Arianna Cecconi. La trama di questo libro davvero, io non lo so, cioè stanno uscendo dei libri meravigliosi ultimamente, delle trame davvero molto molto particolari. È la storia di questa donna anziana, Teresa, che credo stia perdendo la memoria e un giorno si corica a letto e decide di non alzarsi più. Le figlie, la badante e la nipote, dal cui punto di vista credo sia raccontata la storia, decidono di spostare il letto al centro della stanza principale della loro casa e le stanno accanto mentre lei si lascia andare, e in questa stanza resterà per i prossimi 10 anni. Credo possa esserci del realismo magico in questo libro, non ne sono sicura al 100%,
tanto, ma vorrei leggervi l'inizio della quarta di copertina perché è la cosa che mi ha più catturato. Questa è una storia di cose invisibili, di profezie, oracoli, casalinghi, della libertà e del caso, della difficoltà di scegliere, di amare, di crescere e di morire. È una storia di famiglia e ogni famiglia ha i propri tesori che passano di mano conservando luccicori e promesse, scheletri pigiati negli armadi insieme ai desideri, odori che restano addosso e non si scordano più. E poi naturalmente ci sono i segreti. Se una quarta di copertina comincia così, l'effetto diretto è che Francesca lo compra. Semplice. Ed infine gli ultimi tre libri che devo mostrarvi provengono da lavoro, quindi non è stata una spesa, mettiamola così, I'm cheap as hell. Il primo libro è Il sussurro del mondo di Richard Pan. Anche qui, perché non ho tolto le fascette? Ragazzi, non ci siamo. Meglio così. Il primo libro che vi mostro è Il sussurro del mondo di Richard Powers e sono felice che sia rimasta la cover originale, mi piace tantissimo. Non ho idea della trama di questo libro e non la voglio neanche sapere perché da ciò che ho sentito è meglio così, la trama non mi aiuterebbe ad apprezzarlo, amarlo e quant'altro. È un mattone enorme di, adesso vi dico, più di 650 pagine. Cosa voglio che sia? Quindi decisamente post aprile, ma anche luglio, agosto, non lo so quando sarà letto, però insomma vorrei davvero leggerlo perché uno, è stato premio Pulitzer nel 2019 e secondo, tantissime persone che io seguo e di cui mi fido ciecamente lo hanno amato, lo stanno leggendo, lo stanno amando e quindi sono curiosa anch'io, sono troppo curiosa anch'io. Prima o poi sarà letto. Altro mattoncino, perché è così che piace alla nave di Teseo, La confessione di Jesse Burton, altra uscita fresca di stampa del mese di gennaio. Non so bene di cosa parli questo libro, tanto per cambiare, notate un trend, no, nei miei video, io non so mai di che cosa parlano i libri, non almeno prima di averli letti, quindi alla fine ci sta anche, ma comunque Jesse Burton ha scritto La miniaturista, ha scritto La musa e sono altri due libri che voglio leggere. Le scrive soprattutto romanzi, potremmo dire storici, dove ci sono più storyline, solitamente una nel passato e una invece contemporanea, e credo che sia la stessa cosa per questo libro. E il motivo per cui non vedo l'ora di leggerlo è che Londra, 1980, in un pomeriggio d'inverno ad Hampstead Heath, Elise Marceau, che fa la maschera a teatro e ha tutta la bellezza di 20 anni, incontra Constance Holden, detta Connie, e ne rimane stregata. Vi pare di intravedere una love story tra queste due donne? E ovviamente è ciò che voglio, è ciò che cerco, ne felice, per cui appunto altro mattone di più di 500 pagine, ovviamente, sarà letto in futuro. Ultimo libro di questo book haul, leggermente più breve per fortuna rispetto a quelli che vi ho mostrato fino ad ora, Tutto da sola di Lori Moore. Non avevo idea che questo libro fosse stato tradotto in italiano, tanto per cambiare, perché io le uscite italiane naturalmente le seguo sempre proprio in modo attento, partecipato, che avevo l'edizione inglese nella mia wishlist su Amazon e poi ho visto che è stata tradotta in italiano, quindi ce l'ho, è tra le mie mani. Ed è una raccolta di 7 racconti brevi, scritti ironicamente in forma di manuale di autoaiuto, storie dal gusto dolce amaro che raccontano i piaceri e le sorprese delle nostre relazioni. Sembra molto interessante, una booktuber che seguo e adoro di nome Mecho, il canale naturalmente giù nell'infobox, lo ha letto e adorato, l'ho scoperto grazie a lei e quindi l'ho visto e non ho resistito. È molto breve, sono qualcosa tipo 200 pagine, scritto in grande, quindi magari per un momento in cui ho bisogno appunto di rilassarmi, in cui non ce la faccio più, potrebbe essere una lettura da tenere in considerazione, anche se penso che i prossimi 2 mesi andrò avanti a graphic novel e cose con disegni, illustrate, albi per bambini piccoli, non lo so, non ce la posso fare raga. Meno male che ci sono gli audiolibri, che consentono di leggere libri un po' più lunghi, un po' più impegnativi, cosa farei senza di loro? Non ne ho la più pallida idea, ma comunque è tutto per questo video ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi mostrato libri interessanti, fatemi sapere se li avete letti, se vorreste leggerli, insomma la conoscete, qual è la mia solfa di fine video. E niente, noi ci vediamo molto molto presto. Un bacio, ciao. Sono tutti al contrario. Dovrei girarli, ma no, no. Già tanto che li sto. Come farsi i muscoli? Come farsi i muscoli con i libri?